Il giro partirà da fuori, si descriverà la facciata, che tra l'altro è la stessa facciata del teatro del 1852. Non ci dimentichiamo che il teatro Vittorio Emanuele è uno di quei pochi edifici che resiste al terremoto del 28 dicembre 1908. Molti non lo sapevano, che quello che vedono ogni giorno passando in realtà è una facciata dell'Ottocento. Il tondo che c'è all'ingresso, questo tondo che appunto è stato fatto per il centenario del terremoto, l'installazione di arte moderna che è l'abbraccio dell'angelo. Dalla facciata si entrerà dentro, entreremo nella platea e lì avremo modo di ammirare il dipinto del Guttuso. Ci sarà la possibilità di salire sul palcoscenico e quindi di vedere proprio il dietro le quinte. Noi spiegheremo che cosa vuol dire dietro le quinte e quindi anche tutti i meccanismi che ci sono sul palcoscenico, i sipari, il ballatoio, la graticcia. Come ha risposto la città a questa chiamata? Allora, devo dire che c'è stato un ottimo riscontro. Noi stamattina abbiamo fatto 3 gruppi che sono partiti alle 11, insomma scaglionate di pochi minuti, e sono rimasti veramente contenti perché molti sì vengono a teatro e vedono gli spettacoli, ma non conoscono la sua storia, la struttura.